Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo qui da Enzo al Martens Club a Manziana per la seconda gara di campionato. Sono le 8:30, siamo appena arrivati. Adesso andiamo giù in pista che ci sta già un po' di gente. Sicuramente già avranno girato. Dieci secondi al via. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ma via che c'è stato di scienziato da tappo? Qualifica partita. All'appello Bruno e Madonia. Bruno che sta arrivando in questo momento e subito dietro abbiamo ecco tutti i tanti dati, vediamo il primo responso, macchina gialla che non so chi è, che chiude in 46,7, Mastrangelo 46,9, Gennari 45,3. 4 minuti al tempo. Madonia 48,6, Cecconi 49,2, Scala 55,2. Quarto passaggio per Mastrangelo 44,5. Letterio 52,0, Gennari si migliora 44,9, siete tanti, non riesco a starvi presto, comunque cerco di chiamare un po' tutti. Quarto passaggio Migliale 45,2, Giusto anche lui 45,2, Bruno 45,7, Cecconi 44,9, anzi 45,1, Gennari abbiamo detto 44,9, Letterio è Scala 56, un minuto da termine. Quinto passaggio, Letterio 44,4, Iale 45,2, Giusto 46,6, Gennari 44,7, Cecconi 44,0, Fiorentini 46,9, Letterio 47,1, Madonia 45,1, Scala 56. 30 secondi al termine. Macchina! Cecconi 43,8 e Madonia 44,7. Ah, che errore questo. Non stai a frecciare, dopo la 6 devono rientrare solo quelle che chiamo, se non vi chiamo dovete continuare. Vai, meno 10 1, 9 8 e rotto, sì, che c'è? È fuori. Allora riprendiamo, sì, Iale purtroppo è fermo. Meno 10 9 8, 7, 6, 5, 4. Oh, e dai, Enzo. Allora, vediamo una macchina bianca e Potter, Valerio.
Roma strange il Poleman, partenza perfetta, e anche l'altra bianca Martens, Giuseppe Bruno, Cecconi in terza posizione. E adesso vediamo il computer che dice. Dice che ci stanno gli stronzi il computer. Dai, ma io posso giocare così, via. Sì, ma te se devi levare dalla pista, Mario. Devo correre contro i problemi. Cecconi che prende la seconda posizione. No, no, però. Ok. Quarto Gennari, quinto giusto, poi abbiamo anche quinto Madonia. Basta, basta, oh, io scendo, Enzo! La posizione! Hai detto che la facevi da la posizione? Abbiamo Strangelo, Cecconi, Bruno, Gennari, Madonia, Letterio, Fiorentini, giusto e grandi. No! Di nuovo Bruno in seconda posizione. Vediamo quarto sempre Gennari. Vediamo la quinta posizione, lotta tra... Madonna e Fiorentino. A seguire settimo Letterio, ottavo giusto e nono grandi Giulio. Mastrangelo in testa con 2 secondi e 1 di vantaggio su Cecconi e un decimo il vantaggio di Cecconi su Bruno. Vediamo il prossimo passaggio ed ecco Mastrangelo, Bruno arriva molto a lungo, errorino di Cecconi, 1 secondo e mezzo tra Mastrangelo e Bruno e 1 decimo tra Cecconi e Bruno. Segue Gennari in quarta posizione, quinto Madonia, sesto Gennari che arriva lungo alla curva 1, prontamente recuperato da Calanca. Letterio settimo, ottavo Giacomo giusto e nono grandi Giulio. E siamo al quarto passaggio, sempre Mastrangelo, arriva 1 secondo e mezzo di vantaggio su Bruno, 3 secondi e 1 il distacco, con Cecconi sempre a ruota di Bruno. Quarto sempre Gennari, poi abbiamo Madonia e giusto risalito in sesta posizione. Segue Fiorentini, Letterio, Grandi. Tutti a pieni giri. Giro record per Bruno in 44,7, ma Mastrangelo con 44,9 tiene la leader. Di nuovo Mastrangelo, 3 secondi e 1, vediamo il distacco, Cecconi secondo a 3 secondi esatti, 3 secondi e 0, Cecconi ha ripreso la seconda posizione. Quarto Gennari, errorino di Bruno, ma non molla, sempre in scia Cecconi. Vai, scusa. Ecco la 3, Cecconi ha preso qualche metro. Quarta posizione Gennari a 7 secondi dal leader, poi c'è quinta posizione Madonia a 11 secondi dal leader, poi la numero 3 di Giacomo a 13 secondi, poi abbiamo settimo Letterio, la numero 10
a 20 secondi, poi c'è Grandi e Nono Fiorentini. Viale purtroppo non partito. Giro record per Secconi, 44,5. Distanza tra Mastrangelo e Secconi da 3 secondi a 2 secondi e 6. Ecco Mastrangelo, passa in questo momento. Secconi a 2 secondi e 7. Terzo Bruno a 11,8 dal leader. Poi abbiamo Giusto risalito in la numero 3 in quarta posizione. Anzi, Madonia. Quattro minuti al termine. Ottavo passaggio, sempre Mastrangelo in prima posizione con 2 secondi e 3. Terzo Bruno, quarto Giusto, quinto Madonia, poi Cinnari, Letterio, Grandi e Fiorentini. Settima posizione Letterio. Attenzione alla testa, attenzione Bruno, ok. 3 minuti al termine. Scusa. Giusto, quarta posizione. Poi Madonia e Gennari. No, ma mettimelo di vista però. Dai. Basta, scendi, basta. Vabbè. Mancano 2 minuti al termine, sempre Mastrangelo con 6 secondi di vantaggio su Cecconi. 2 minuti al termine. Adesso Bruno, poi abbiamo Giusto. Allora ragazzi, gara 1 quinto, gara 2 abbiamo chiuso quinto e gara 3 purtroppo c'è stato un contatto a inizio gara, alla prima curva ci ha fatto perdere un po' di tempo. E abbiamo chiuso settimi, quindi adesso vediamo le combinate in che posizione assoluta chiudiamo. Allora ragazzi, chiudiamo sesti assoluti in finale A e in classifica generale in vista campionato siamo settimi, quindi un buon recupero, un buon recupero. Gara bellissima, la pista super top, sono 2-3 giorni che la bagniamo continuamente, veramente il fondo spettacolare. Come sempre ragazzi, anche per questo video è tutto. Io spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!